Il ricordo. Bravo! Se lavorassi al circo avresti un grande successo, lo sai? Siete veramente dei cucciolotti molto simpatici! Ci vediamo! Avrete modo di vedere che il sistema è completamente automatizzato. Non appena qualcosa tocca l'antenna, si sprigiona l'azoto e pam! E taff! Esattamente! Ed eccolo, sistemato! Sì, esatto! E tu sta alla larga, perché sistemo anche te! E dai, papà, lascia in pace il pappagallo! Fa molta attenzione, bello, non toccare! Ma papà, il povero pappagallo non c'entra proprio niente, non ha neanche disturbato il segnale. Questa è la mia antenna e non intendo condividerla con tutti gli animali della giungla. Si inizia con un pappagallo sull'antenna e poi si finisce con un marsupilami in bagno. Basta, portalo subito via da qui. Lui ha solamente voglia di giocare. Dobbiamo solo aspettare. Vedrai, ci sarà da divertirsi. Secondo me no. Ehi, marsupilami, ti va di giocare? Marsupilami, marsupilami. Che cos'è stato? Marsupilami. Marsupilami, tutto freddo. Ma guarda un po', lo sapevo che la tua invenzione sarebbe stata pessima. È lui che si mette sempre di mezzo e poi succedono i pasticci, è tutta colpa sua. Hai trovato qualcosa, marsupilami? Una traccia, un indizio? Wow! Amanda! Tesoro mio, dove sei finita? Rispondimi! Oh, anima mia, vita mia, dove sei? Oh, sono io, tesoro, rispondi, ti prego.
Marsupilami, dimmi cosa è successo, io non riesco a capire. Che sta dicendo? Voglio saperlo. Non ne sono sicuro, forse dicono che la mamma è stata rapita da un animale. Marsupilami è preoccupato perché potrebbe essere pericoloso. Ma è terribile, dobbiamo assolutamente trovarla. Il Marsupilami ci aiuterà a cercarla seguendo le tracce. Hai capito? Fiuta, uba uba uba, cerca, dici sempre che hai un olfatto infallibile. Sì, normalmente è così, ma non quando viene congelato con dell'azoto liquido. Oh no, che cosa ho fatto? Uba! Aiuterò io Marsupilami. Andremo insieme. Se non riesci a trovare Amanda, forse posso rintracciare il suo telefono con il mio computer. Papà mi fa ridere. Lo affido a te, Marsupilami, d'accordo? Ah, bene, ecco fatto. Andiamo, amico, sono pronto. Ciao, ciao! Non preoccupatevi, andrà tutto bene! Fate attenzione! Sì, certo, ma se non saremo di ritorno fra 2 giorni, andate a chiamare aiuto, intesi? Aspetta, non correre, per favore! Che ne diresti di fare una piccola sosta? Oh no! Ciao, mio piccolo bignè, come stai? Lasciati abbracciare, tesoruccio. Che cosa ti ho fatto? Mamma mia, che brutta caduta. Uba! Marsupilami! Uba! Ma tu sei un marsupilami nero! Uba, 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 uba. Sta tranquillo, sto bene. Uba. Allora eri tu che mi spiavi, vero? Dove mi hai portato? Sulle colline. Oh, è meraviglioso, non sapevo che qui vivessero dei marsupilami. Uba, re.
Uba, reina. E chi sarebbe questa reina? La tua compagna? Uba, reina. Ah, reina Forsyth. Ma sono io! Uba. La somiglianza è davvero straordinaria. Ecco perché sei così gentile con me. Pensi che io sia reina Forsyth? Mm. Ma questa foto avrà almeno 30 anni. Reina dovrà essere cambiata molto da allora. E anche tu. Uba. Dove mi stai portando? Uba! Uba! Non ti preoccupare se non la trovi. Deve essere comunque da queste parti. Cercherò di rintracciare il suo telefono. Marsupilami, ci siamo. Sto captando un segnale. Di là, da quella parte. Presto, andiamo. Seguimi. Uba. È qui che abitava Reina. È una stazione di ricerca scientifica. Ma che meraviglia! Questi sono i suoi appunti. Era veramente in gamba la tua Reina. Da quella parte è vicino. Un piccolo problema tecnico. Può succedere. Io non sono la tua mamma adottiva. Ci assomigliamo molto, è vero, ma non sono Reina. Tu sei diventato grande e adesso lei sarà senz'altro una bellissima signora. Mi capisci? Come faccio a spiegartelo? Ci sono. Mamma Marsupilami potrebbe aiutarmi. Coraggio, vieni a casa con me. A proposito, chissà come saranno in pensiero i miei cari. Ah, questa volta è lei. È il telefono di Amanda. Ne sono sicuro. Si va di là. Ascolta, amico, ti ringrazio per l'aiuto, ma devi fidarti di quello che dico. È da quella parte, credimi. Uba! Il mio computer non sbaglia mai. Seguiamo le sue indicazioni. Uba! Ah, insomma, sei davvero impossibile. Fa pure come vuoi, Marsupilami. Ci andrò da solo. Ti ho trovata, tesoro, sto arrivando, eccomi! Uba! Ha ha!
funzioni, capisci? Ti prego, torna indietro, non scappare! Non avere paura! No, no! Uba, ubaba! Insomma, tesoro, mi spieghi cosa è successo? Era così gentile, poi all'improvviso è diventato violento. Non ne sono sicura, ma forse ha avuto paura di te. Ah, grazie, Marsupilami, sei stato meraviglioso. Ci hai salvato. Uba! Tutto bene. Non potrebbe andare meglio, grazie ai miei due supereroi. Come mai la ricercatrice che lo ha allevato se n'è andata all'improvviso? Non ne ho proprio idea, però mi piacerebbe saperlo. Se il mio principe azzurro riuscisse a rintracciarla con i suoi potenti mezzi elettronici. In quel campo sono sicuramente il migliore. Non ho bisogno di marsupilami. Ecco, ho trovato un file sulla giungla palombiana. Magari c'è qualcosa sulle persone più famose. Può darsi, vediamo. No, qui non c'è niente. Cambierò motore di ricerca. Ah, così va meglio. 250 siti sui ricercatori scientifici. Adesso dovremmo riuscire a trovarla. Marsupilami! Marsupilami! Vieni presto! Ascolta, devi andare a cercare il marsupilami nero. Non devi sfidarlo, devi solo convincerlo a seguirti fin qui. Abbiamo trovato Reina. Ha detto che verrà da noi per rivedere il marsupilami nero. Per favore, amico mio, fidati di me. Capirai tutto quando li vedrai di nuovo insieme. Ubi, ubi. Ne sono assolutamente sicura. Adesso capisco perché il marsupilami nero ha pensato che io fossi lei. Guardala bene. Cara Reina, si accomodi. Grazie, sono felicissima di essere qui. Questa storia è assolutamente incredibile. Sembra quasi un sogno. Non pensavo di poter rivedere la mia amata Palombia, né tantomeno quell'adorabile marsupilami nero. Uba! 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 Il cacciatore aveva ucciso i genitori del piccolo. Fortunatamente sono riuscita a trovarlo e così l'ho adottato. Ma quel furfante continuava a seguirmi. È stato per colpa sua se me ne sono andata dal campo e dalla palombia. Non avevo scelta. Era l'unico modo per salvare il piccolo marsupilami. Che aspetto aveva quel cacciatore? Era un uomo bruttissimo, con un naso gigantesco e dei baffi ridicoli. Voleva a tutti i costi catturare quel marsupilami. Sapete? Mi ricorda qualcuno. Ma è incredibile! È proprio lo stesso uomo che voleva catturare il mio cucciolotto! No, in realtà questo è il suo figlio. I Bring sono tutti cacciatori, tale padre e tale figlio. Adesso capisco perché ha avuto paura di David. È rivestito come un cacciatore e lui ti ha scambiato per il padre di Bring. Oh, sei proprio tu! Quanto sei cresciuto! Oh, piccolo mio, come sono contenta di rivedermi! Guarda, sono io, Reina! Uba, Reina, tesoro mio! Reina!
Non mi riconosci più. Sono cambiata così tanto. Certo, anche tu sei cresciuto, piccolo mio. Sì, sono proprio io, Reina, Uba Reina. Uba Reina! Il mio piccolo marsupilami. È fantastico. Il mio adorato cucciolino. Uba Reina. Uba, Uba Reina. Uba, Uba, Uba. Oh!